ascoltate bene cosa vi sta accadendo, perché quello che sentite è il vostro parassita, è il prendi, vuole prendere sempre qualcosa di più, oltre la misura che vi spetta. Siamo nella pienezza, eppure siccome misuriamo tutto in modo materiale e col denaro, no, lo sforzo che ho fatto per arrivare qua oggi per una merdosissima meditazione. Questa è l'ultima sera. Mercoledì prossimo facciamo un guru, poi ancora due puntate di giugno, non ci saranno conferenze frontali, solo pratiche. E sono pronto a scommettere che non arriverete, perché non siete disposti veramente a prendere la vostra vita per le mani e iniziare a viverla. Soltanto settimana scorsa vi ho spiegato delle cose e uno dei punti era diventare responsabili della propria esistenza. Siete una nullità per questo, non per le nefandezze che fate. Lo siete perché non siete capaci di prendervi la responsabilità della vostra vita e iniziare a viverla scollegata dalle esistenze degli altri, nel pieno del vostro potere e della libertà, alla vostra misura, e invece attaccamenti su qualsiasi cosa. E lavorate a scoraggiare le persone, e quando vedete qualcuno volare lo volete abbattere, perché vi ricorda quanto siete infami. Sveglia, gente, questo è un lavoro serio. Cercate di capire bene dove siete, in quale luogo. Questo pianeta non scherza col fuoco. Ve l'ho detto mille volte, non venite più, perché qui passate i guai. Perché qui o siete liberi, e liberi vuol dire liberi dall'attaccamento, liberi dalle aspettative, liberi dall'illusione, liberi da qualsiasi cosa che possa abbassare il fuoco vitale di ogni personale e di qualsiasi altro individuo. Non avete il diritto di privare gli altri della loro luce. Nessun diritto, nessuna buona ragione giustifica i vostri comportamenti infami. Siate degni della vita che vi è stata data. Onorate il vostro spirito, non siate codardi, camminate con passo fermo e volontà, non azzardatevi più a quelle infamie, perché il fuoco che sta nelle viscere di questo pianeta vi brucerà fino alla morte. Questo è l'inferno. Dovete svegliarvi, se no state lontani, chilometri. E state attenti che chiunque perseguiterete, verrete perseguitati. Perché questo pianeta non perdona. Chi perseguita i suoi figli verrà punito. Certo, non come pensate voi, perché nella vostra cazzo di testa ci sono solo un mare di puttanate. E anche quel fuoco di penitenza e di castigo è un fuoco di redenzione, per farvi capire quanto siete stolti e quanto siate veramente attaccati all'inutilità. Vogliamo possedere cose e persone e non ci appartiene niente di questo mondo. Nudi siamo venuti al mondo e nudi ce ne andiamo e nudi camminiamo. Liberi di solcare questa terra che è un dono per tutti.
capire pistisofia. Ma come fai? Per capirla devi essere vivo. Se no, sono tutte cazzate intellettuali della testa. E io lo ammetto, va bene che lo facciano là fuori, io non lo permetto qua. Voi siete miei studenti o pensate che siete venuti a fare una passeggiata stasera? Il futuro che ci aspetta è un futuro importante e chiede che ognuno inizi a prendere la propria croce e se la trascini per conto suo e non che la trascini in quella maniera obbrobriosa. Ci sono due modi per portare una croce. Una croce si porta in spalla e imparando a tacere e crucifiggendo i nostri attaccamenti e tutto il dolore. E c'è un altro modo per portare la croce, che è trascinarla e urtando chiunque incontri il nostro passo, rovinandogli letteralmente l'esistenza. Altro che morire, fate morire gli altri. Siete voi a uccidere le anime. E fate gli esoteristi. E quando è il momento di abbracciare quell'insegnamento e di riconoscerlo per quello che è, scivolate nel più becero parassita che vi portate dietro da quando siete nati. Una cosa che avete lì dall'infanzia e che ancora non avete capito di che cazzo si tratta. Io non sono qua a pettinare le bambole, come dice quello lì. Sono vivo e ho un progetto. Che non è il progetto zero, ovviamente. Quello è una conseguenza collaterale. Ho un progetto nei cieli. Ho un progetto di una scalata. Siete scalatori o mendicanti? O pensate che vi devo portare io poi, tutti in spalla? Guardate che quando la parete è ripida, ognuno deve saper mettere i pioli e tirarsi su per la fune. E non può aspettare che qualcun altro lo tiri. Perché lo mandi giù? Fate spazio per piacere. E riconoscete che quello spazio è uno spazio vitale che non deve essere interferito. E se non siamo invitati a entrare, ne dobbiamo stare ben fuori. L'ironia è una bella cosa, ma se ci fa scivolare e scadere nel qualunquismo e nell'ignoranza, per me non mi sta bene e mi faccio molto, molto serio. Si capisce?